Sì, adesso ci attende la fase più complicata del torneo, che è dentro fuori e dobbiamo ricaricarci bene per essere pronti. La cosa più bella di queste prime tre partite dal punto di vista tecnico? Ma siamo cresciute, ci siamo adattate molto al campo e siamo riuscite a esprimerci meglio mano a mano nelle partite. Trovate a vostro agio perfetto nella grandissima arena Oryzgar Parade, vi carica molto questo. Sì, è bellissimo, c'è un sacco di gente, poi a ogni punto esplode lo stadio, quindi bellissimo. Andando avanti, continuerà lo smalto tricolore. Beh, certo, ovvio, ha portato bene. Eroe della 5UB, tre partite vinte alle Olimpiadi, ti monterai la testa. No, no, ma che no. Sono contenta perché comunque abbiamo fatto un ottimo inizio e insomma abbiamo vinto tre partite alle Olimpiadi, non è una cosa da poco, penso. E comunque avendo un girone apparentemente facile, che però avevamo già detto che era comunque da affrontare ogni partita con la massima intensità e la massima aggressività. Come mantenete la concentrazione? C'è possibilità che vi distraiate? No, io penso di no, penso che ormai siamo riusciti, insomma, siamo in grado di gestire anche queste emozioni, queste pressioni, perché comunque bene o male ci sono. E niente, così. Proseguo, adesso inizia la fase più difficile. Sì, inizia la fase più difficile, che è quella anche che ci piace di più, perché comunque viene fuori, no? La vera grinta, è una partita o dentro o fuori, quindi bisogna dare tutto, da qui in poi bisogna dare tutto. Il rapporto tra te e Greta come funziona? Chi è la più, non so, la più esigente? No, siamo entrambe esigenti l'una verso l'altra, perché comunque penso sia questo il miglior modo, no, per migliorarsi sia individualmente che come coppia.